Sì, pronto? E buonasera. Sono Claudio? Sì, buonasera. Sono Eraldo, abbiamo parlato insieme qualche giorno fa, però lei era un po' agitato. Agitato? Possiamo parlare un attimo? Che agitato? Possiamo di che? Di cosa? Possiamo parlare un attimo adesso, di tranquillamente. Cosa? Di cosa? Allora, io mi occupo di trading, signor Claudio. E io questo anche. Questo è il mio lavoro. Ah, da quanto tempo? Non lo sapevo da io. Da 5 anni. 5 anni, mamma mia, Claudio. E ho firmato un patto di non concorrenza con la mia azienda in cui mi sono impegnato a non operare con altri. Ah, ho capito. Abbiamo finito di parlare? Sì, c'è un contratto, insomma. C'è un contratto. Sì. Ho capito, signor Claudio. Ho capito, non lo sapevo infatti. Non potevi saperlo, perché quelli che vi vendono i nomi, ve li vendono e basta. Va bene? Come sta innanzitutto? Come vanno le cose? Ho poco tempo però adesso, Ciccio, per cui, visto e considerato che stiamo perdendo tempo, Ma ok, c'ha qualche operazione per mano, signor Claudio? Sì, la cistifellea. Sì. Ah, lo compro? Sì. Anche l'orchite. Anche l'orchite? Sì, che sì. Che rendimento danno? Sì, quello proprio per via transoceanica con lo scappellamento a destra. Ah, interessante. Come fosse Antani, mi raccomando. Anche Sant'Ania, capito. Ok, Claudio, cioè, ti posso chiamare ogni tanto per qualche indicazione buona? Perché anch'io sono qua in terminale e apro qualcosa interessante. Se tu mi permetti, ovviamente. Io ti ho detto, come ti ho detto, ho un patto di non concorrenza comunque che ha l'abilitamento per dato, come se fosse la cosiddetta incarnazione per colpa, per cui è un po' difficile. Vabbè, un'indicazione non è che dobbiamo rovinare il contratto. Te l'ho dato a destra. Va bene. Te l'ho dato adesso. Come fosse Antani, con scappellamento a destra, vai in lungo come fosse un trading online, però con un testa e spalle. Hai capito? Sì. Ma la tua agenzia come si chiama, Claudio? Antani. Antani SRL, sì. Ah ok, è quotata a Piazza Affari? No, non ancora. Ah. Però abbiamo avuto la certificazione della Sbirigulda anche sul SAISEC, fra l'altro, e sull'NSE. Ah, ho capito. Allora, ho aperto qua Avelino, mi dice a me qua, Antani, profilo Avelino. Di Avelino? Sono qua sul Sì. E beh sì, perché sai, Avellino non fa un cazzo a nessuno, per cui abbiamo aperto lì nella zona proprio perché almeno abbiamo delle facilitazioni a livello fiscale. Ah, ho capito. Comunque sede principale è Limassol in Cipro, in Cyprus. Ah, Cipro. Cipro. Ah, Cyprus. Sì. Vabbè, Cipro è una zona bellissima. Tanta roba. Ci sono anche le lampadine rosse lì ogni tanto, Claudio. C'è poca Cipro, quella bisognerebbe importarla, guarda. Quello sarebbe il problema. Mamma mia, ma tu sei entrato a quelle lampadine rosse ogni tanto? La lampadina rossa, sono entrato con la sbirigulda della sbrindellona. Però col paradicapo di abitudine. Vabbè, ma che ogni tanto per divertirsi, ma no? Certo, assolutamente. Per questo dico, Claudio, è una bella cosa, no? Sì, bellissimo. Poi fanno un servizio, cioè tutto completo. Sì, non sì, davanti. Niente. Davanti, dietro, destra, sinistra, in alto. Mamma mia. Ma ok, non mi parli geograficamente? No, parlo proprio a livello transgender, con la supercazzola ovviamente.
ho capito. Ho capito. Ma ok, Claudio, dimmi un po', cioè, c'è una possibilità che noi due facciamo qualcosa? Tra un quintana o septa, adesso no. Per quanto mi dici? Per una quintana più o meno, o septa. Mamma mia. Ma ok, io spero di esserci vivi poi, Sì, va bene. Se Dio vuole. Sì, inshallah. Come inshallah? Va bene. Ma parli anche arabo? Io? Anche arabo. Io parlo tutte le lingue. Mamma mia. E arabo come si dice? Come ti chiami? Parlo tutte le lingue, ma come se fosse Antani, punto, con la supercazzola. Per cui diventa un po' difficile a dirtelo. Va bene? Va bene, Claudio, va bene. Saluti. Va bene, eh? Sì, anche tu. Scusa, ciao. Per il disturbo. Niente, niente. Scusa, ciao. Ciao, Claudio, ciao. Non mi avrete mai.